ma na 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 Buonasera, bentrovati, appuntamento Consueto con 10 Domande10, oggi eccezionalmente di martedì, ieri abbiamo festeggiato le festività natalizie, il Natale prima e poi la classica scampagnata dopo, siamo in perfetto orario, intorno alle 21 e qualche minuto su Canale 10 e siamo anche online tg10.it sul profilo Facebook 10 Domande10. Oggi parleremo di scuola, di buona scuola, parleremo di rapporto che si instaura tra eh, chi dirige un presidio scolastico con i docenti, con gli alunni. Parleremo di tutto, parleremo anche di come sono state trascorse le festività natalizie e come saranno trascorse quelle di fine ed inizio anno, con un caro amico che ha raggiunto il nostro studio. È una donna, è il dirigente scolastico del primo istituto comprensivo di Gela, Rosalba Marchiciana, Buonasera, ben trovata. Buonasera direttore. Come stiamo? Bene, abbastanza. Questa giacca rossa perché siamo in tema natalizio? E eh, volevo essere in tema <ride> natalizio. Quindi... A proposito, il Natale come l'abbiamo trascorso? Beh, serenamente in famiglia. Eh, regali tutti fatti? Eh, i regali più importanti ci sono sempre, che sono quelli del cuore, quindi sì, sì di là. No. Però c'è stato anche un regalo materiale che poi alla fine uno ci si bello ma che poi ripone nel dimenticatoio. E io sono molto sincera, quindi eh. quando una cosa non mi piace si vede, però chi mi conosce azzecca sempre i miei gusti. E quali sono stati i regali più belli che hai... Eh dicevo i regali del cuore, che sono sì. quelle dimensioni affettive mh, che non sono materiali, quindi un particolare no. contatto con mio figlio, con le persone a me care, quindi questo per me già è abbastanza. E ecco. poi qualche piccola cosuccia, ma la tengo per me. Va bene, è quello che volevi di, eh, trovare sotto la labbra di Natale? Lo hai trovato? Trovato. Tutto? Tutto, tutto. Va bene, meglio così. Il nostro ospite è nata a Gera il 27 ottobre, e mi fermo lì, dai. Non è, non è un problema. Non è un problema. Del 1971, abbiamo quasi la stessa età. Eh? Ah, ho visto. Qualche mese in più io. Eh. Anzi, soltanto un mese, per essere <ride> precisi. È sposata il nostro ospite con un avvocato, Giuseppe Cammalleri, hanno un figlio, lo diceva anche il nostro ospite, Antonio, 25 anni, fresco laureato in giurisprudenza, ora lavora a Milano. E cosa fa? Sì. E lavora in uno studio anche ah. lui, quindi segue la sua passione. Perfetto. E perché non è rimasto a Gela? E eh, perché ha iniziato a studiare fuori e poi ha studiato a Roma, poi di lì ha avuto modo di inserirsi lavorativamente in uno studio di Milano e sta facendo la sua esperienza. Va bene, soltanto un figlio, come mai? È andata così. Non, non una scelta, è andata così. Però devo dire: poi alla fine, subentrando gli impegni, quindi in qualche modo ci si rende conto che forse concentrarsi su uno solo, tutto sommato, non è, non è male. Certo, se ne fossero venuti altri sarei stata altrettanto contenta. Un figlio che vale per dieci? no, un figlio che vale per uno eh. Eh, però poi devo dire ho tantissimi figli che sono tutti i miei alunni in questo eh. momento ne ho 1100 per cui nel corso dei miei 25 anni di professione ho incontrato proprio migliaia di, di alunni che ho. 1100, ne ho più, in ne ho in questo meno. momento sono sì, proprio 1100 eh. sì, sono bene, proprio dai, questi okay. e allora non dobbiamo fermarci un attimo per dare la linea alla regia perché come tu sai io ti do del tu perché ci conosciamo da parecchio sì. tempo eh. e dicevo noi eh, viviamo solo di pubblicità non ti è mai capitato di annunciare la pubblicità perché a scuola no. No, non no. No, no, mancherebbe solo quello. <ride> Va bene, allora ce l'annunci tu la pubblicità. Consigli per gli acquisti, a tra poco. Ed Eccoci con la 10 domande 10, oggi la pubblicità è stata annunciata con somma maestria dal nostro ospite, Rosalba Marchigiana, che intanto ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie dito. a voi. Il nostro ospite ha conseguito negli anni il diploma di magistrale, poi ha conseguito anche due lauree in lettere e filosofia e poi in scienze giuridiche della pubblica amministrazione e ha diretto numerose scuole di Gela. Però prima di entrare nel merito di cosa hai diretto e di cosa dirigi, era questo quello che fai tutt'ora il lavoro che ti sarebbe piaciuto fare? Allora, diretto o diretto solo il primo istituto comprensivo? Ho insegnato in tutti gli ordini di scuola. Non sono io allargato, questo, eh. si è allargato sì. No, questo lo, lo dico con orgoglio perché eh, il primo istituto comprensivo è una scuola che ho scelto eh, di dirigere, quindi ho avuto la possibilità di scegliere eh, quando ho superato il concorso. E questa è una, una scuola, un contesto che conosco bene perché eh, ho anche insegnato in questo, in questo istituto. E ehm, so che è una scuola ubicata in una zona nevralgica della, della città, una zona periferica della città, in cui c'è tanto bisogno di scuola e di passione per questo lavoro. E per cui siccome eh, spero ecco, che la mia carriera possa essere lunga e possa dedicare il mio tempo a lungo termine, nel senso che non sono una persona di passaggio perché sono radicata nel territorio, e, mh, ho scelto consapevolmente di, di operare in questo istituto sperando ecco, di avviare un percorso di crescita eh, a lungo termine, perché chiaramente i frutti si vedono mh, quando si progetta a lungo termine e si semina poco alla volta. Chi semina, poi raccoglie alla fine. Sì. Ma ti dicevo poc'anzi, era questo quello che avresti voluto fare da grande? Io in realtà da piccola ho sempre pensato di, di insegnare, quindi questa è stata sempre la mia passione, questo è il motivo per cui eh, da piccola mi dicevano che per insegnare bisognava andare al magistrale, all'istituto magistrale, quindi lì sono, lì sono andata. Poi crescendo è chiaro che ho approfondito gli studi e, e nella consapevolezza con il piacere sempre di rimanere nella dimensione eh, della scuola. Non pensavo di fare il dirigente scolastico eh, perché dicevo mi piaceva particolarmente insegnare, poi mano a mano ho eh, come dire, coltivato anche questo desiderio con una ottica un po' particolare, mh, nel senso che sarà che ho avuto anche dei, dei bravi maestri. E degli esempi eh, per me importanti che mi hanno trasmesso l'idea del dirigente scolastico che è il costruttore di una comunità educante questo è quello che mi hanno detto quindi non una persona che comanda ma colui il quale è, è, attraverso il proprio operato eh, costruisce appunto una dimensione di scuola eh, e veicola eh, l'idea ecco, che insieme facendo squadra si possa realizzare un bel lavoro per, per i nostri ragazzi. Rimane un vero e proprio punto di riferimento se vogliamo. Sì, in qualche modo sì, una guida che indirizza un'idea di scuola che poi un po' un'idea anche di cittadinanza, perché nel momento in cui si guida una comunità scolastica eh, si trasmettono dei valori, un modo di essere, un modo di interpretare eh, la, la dimensione di cittadinanza eh, e quindi questo è quello che pian piano con i docenti stiamo cercando di realizzare. E perché due lauree? Una non bastava? E perché eh, la seconda, che ha un taglio eh, giuridico, è diventata una necessità. Perché per poter affrontare e gestire bene il ruolo di dirigente scolastico bisogna comunque in qualche modo conoscere <ride> eh, meno i rudimenti e i, i punti cardine del, del diritto. Perché il dirigente scolastico, anche se magari eh, non, molti non se ne rendono conto, eh, ha a che fare molto con il diritto amministrativo, perché eh, bisogna gestire le, le procedure di gara, bisogna gestire anche la quotidianità amministrativa eh, e quindi bisogna benissimo in qualche modo abbarcamenarsi nei meandri del, del diritto. Ecco così. Eh, diciamo poco anzi in, in anteprima della nostra piacevole chiacchierata che avremmo parlato del rapporto che si sta ora fra dirigente, docenti e alunni. Ne parliamo all'interno della scuola qual è il rapporto, se è un rapporto omogeneo, costruttivo, eh, ideale, pacifico, di fiducia. Questo bisognerebbe chiederlo ai docenti, però eh, posso così permettermi di dire eh, di avere un bellissimo rapporto con, con tutti i docenti. E proprio perché ho, fin da quando mi sono insediata, ho proprio detto chiaramente che la mia eh, presenza nel ruolo di dirigente scolastico l'avrei svolto avendo alle spalle una eh, professione da insegnante nei diversi ordini di scuola, perché ho insegnato nei diversi ordini di scuola, come dicevo poco fa, eh, senza dimenticare la dimensione dell'essere insegnante. Ho anche svolto attività sindacale, quindi comprendo benissimo e mi appartiene eh, la dimensione eh, del docente con le dinamiche quotidiane che affronta eh, ogni giorno. E, e questo non lo avrei dimenticato, non lo posso dimenticare perché è una mia seconda pelle. Quindi, mh, forte di questa esperienza, eh, ho cercato, eh, pur svolgendo un ruolo diverso, di non pormi dalla parte opposta, ma di cercare assieme a loro di costruire appunto una dimensione educante e costruire con loro un'idea di scuola perché eh, la scuola ha bisogno di bravi, di bravi docenti, ha bisogno sicuramente di, un, di una guida che indirizzi. Eh, eh, però la scuola è fatta principalmente dai, dai nostri bambini, dai nostri ragazzi, ma è fatta principalmente dagli insegnanti che vivono la gestione quotidiana eh, della classe e che eh, hanno bisogno di punti di riferimento, in questo caso il dirigente può diventare un punto di riferimento, per cercare ecco, di eh, guidare i nostri ragazzi al meglio e gestire le dinamiche che eh, nel rapporto con i genitori, nel rapporto eh, con eh, la quotidianità si, si incontrano. E insieme bisogna trovare delle soluzioni. Ti chiedo: ci sono stati nella tua scuola casi di bullismo e nel caso in cui si fossero verificati, come li avete affrontati? Allora, ci sono. Quelle dinamiche quotidiane che un po' in tutte, in tutte le, le scuole dei diversi quartieri si, si incontrano. A volte mi sono resa conto che questo, questo, questo problema viene eh, un po' ingigantito, nel senso che mh, come a volte viene anche sminuito, nel senso che eh, spesso e volentieri si etichetta come episodio di bullismo un episodio che di fatto non lo è, e viceversa, a volte si, eh, non si attenziona come tale eh, mh, qualche episodio. Di discontro tra i ragazzi eh, che in realtà potrebbe benissimo essere inquadrato nella dimensione del, del bullismo. Anche lì, facendo squadra con eh, gli insegnanti e con i genitori, eh, abbiamo cercato ecco, di affrontare insieme con operatori esterni il, il problema. Spesso e volentieri, questo è chiaro e ovvio che io lo dica, dietro le situazioni di disagio dei ragazzi ci sono situazioni di disagio familiari, ecco perché è importante intervenire non solo sui Ragazzi, ma coinvolgendo principalmente eh, la famiglia e devo dire finora mh, siamo riusciti in ogni caso ad arginare situazioni che non sono mai sfociate in situazioni tali da non poter essere gestite Noi in più di un'occasione abbiamo parlato di questa crisi che purtroppo ha colpito la nostra città in merito, non dico soprattutto ma in merito alla chiusura dello stabilimento eh, petrolchimico, dovrebbe partire al più presto, ce la curiamo alla Green Refinerie però alla fine sostanzialmente chi eh, ne ha pianto e ne piange le conseguenze sono gli operai dell'indotto, che sono papà di alcuni alunni. Alcuni degli alunni frequentano anche la tua scuola sì. e come vivono questa situazione di disagio, considerato che il padre non lavora più e non porta naturalmente soldi a casa. Sì, decisamente, e lo abbiamo vissuto anche noi. Eh, questo sia eh, attraverso le richieste di nulla osta, di eh, famiglie che sono andati proprio fuori. Sono andati fuori anche dalla, dalla Sicilia alla ricerca di lavoro e di, di opportunità diverse ed erano proprio famiglie che lavoravano nel, presso lo stabilimento o nell'indotto. E quindi lo, lo abbiamo vissuto, lo viviamo mh, nella gestione della eh, quotidianità di, di alcuni ragazzi, eh, le cui famiglie fanno fatica a comprare il corredo scolastico e quindi a fornire ai ragazzi di tutto ciò che serve, per, soprattutto quando si tratta di famiglie numerose che hanno più di un figlio, quindi hanno figli alla scuola primaria, alla scuola secondaria, quindi c'è una difficoltà economica che è frutto proprio di un disagio economico che loro, che loro vivono. E, mh, di questo la scuola si fa carico e, e ci facciamo carico cercando di eh, fare in modo che ai nostri ragazzi mh, non manchi nulla per poter comunque dare loro l'opportunità, trattandosi di scuola dell'obbligo, di avere quella strumentalità di base sia in termini di sussidi didattici che in termini di formazione per poter andare avanti, eh, proprio per invertire la rotta, per permettere a questi ragazzi eh, di avere una sorta di riscatto sociale, di poter non seguire la strada invece dell'abbandono scolastico. Eh, che, perché le due cose a volte camminano di pari passo, non avendo eh, il giusto accompagnamento i ragazzi si perdono e si perdono completamente. Da questo punto di vista molto stiamo facendo anche coinvolgendo i genitori in tantissime attività eh, scolastiche, offrendo loro degli sportelli di consulenza eh, e mh, abbiamo eh, tra l'altro messo loro a disposizione uno spazio, proprio lo spazio genitori perché ho visto che ai genitori fa piacere essere parte della, della vita scolastica e, mh, e sentirsi ascoltati, hanno bisogno molto di essere ascoltati e di condividere anche con noi eh, quelle che sono le loro problematiche quotidiane per trasformare la, la, la tristezza magari di alcuni aspetti della loro vita in momenti costruttivi e questo ce lo ridanno eh, benissimo in termini di attività, di creatività e di iniziative. Sostanzialmente le aiutate, emerge questo, sì. giusto? Parliamo un attimo di politica. Cos è un tema scottante? No, assolutamente. Un tema, come Le domande tanti. sono legite mm -hmm. e così in questi casi chiedere è legito rispondere, sì. cortesia. Ti aspettavi a Gela il tonfo del PD alle ultime amministrative, dunque conseguenzialmente la vittoria del Movimento 5 Stelle e se ti aspettavi anche allo scorso referendum il, la prevalenza di no registrata a Gela? Partiamo dal referendum. Era nell'aria ecco, che questo referendum eh, sarebbe stato in qualche modo eh, eh, boicottato, eh, utilizzo non inappropriatamente questo termine, perché comunque. Eh, ha preso un'altra strada cioè il, eh, siamo stati chiamati ad esprimerci sulla questione costituzionale però poi ecco, ha preso un'altra strada perché è diventato una sorta di referendum su Renzi, questo lo hanno, lo hanno detto tutti qualcuno l'ha cui... definito il referendum eh, no? infatti ah, nel momento in cui ha preso questa strada eh, grazie, ah, arriva eh, anche il caffè eh? grazie. perché quando si parla di politica noi dobbiamo addolcirci eh, eh. un pochino, <ride> grazie e, dicevi... e quindi questa dimensione personalistica ha dato a tanti la possibilità di esprimersi e di gridare il proprio, il proprio dissenso. Quindi era in qualche modo prevedibile, magari non in questi termini, non in queste percentuali, però proprio nell'aria. E mi pare che Gera si sia assestata sul, sul trend regionale certo. e, e, e nazionale, cosa più, cosa meno. Quindi. Eh, questo è quello che si è verificato eh, perché la mia riflessione personale è stata che, nella condizione di incertezza, ehm, ci attacchiamo ai pilastri e la Costituzione è e non può che essere un, uh, un pilastro. Per quanto riguarda la dimensione amministrativa. Eh, anche lì eh, era nell'aria anche eh, una sorta di attenzione e di coinvolgimento del Movimento 5 Stelle rispetto ai partiti, ai partiti tradizionali. Eh, certo, magari non ci si aspettava che un sindaco uscente eh, potesse eh, non rifarcela in una seconda candidatura. Eh, però ecco, eh, credo che sia anche questo in linea con un trend nazionale di fastidio generalizzato e di insofferenza, eh, e con un'attenzione verso la speranza, perché in qualche modo eh, tutto ciò che non appartiene alla politica tradizionale, quindi ai partiti tradizionali, eh, viene percepito come un'alternativa speranzosa alla quale molti hanno, eh, hanno creduto e, e credono. E poi però le cose magari non vanno come, come, come si spera, e, e quindi ecco perché alla fine io credo sempre nella quotidianità e nel eh, rapporto concreto che si può avere nel contatto con le persone nella operosità concreta, per cui dico ognuno di noi, eh, se fa bene il proprio lavoro, può dare un contributo alla crescita della città, a prescindere dalle logiche partitiche. Ritorno un attimo al referendum: posso chiederti cosa hai votato? Io ho votato no. Eh, ho votato no perché mm, eh, ho cercato di eh, porre attenzione eh, al motivo per cui eravamo chiamati a votare. Eh, e siccome ho insegnato, eh, insegnando storia e filosofia, eh, ho cercato di eh, appassionarmi anche eh, nello studio del, de, della Costituzione e con i ragazzi ci siamo soffermati su quelli che sono i principi eh, fondamentali della nostra Costituzione, che rimane una bella, eh, una bella Costituzione. Eh, infatti, il problema, ho sempre detto, le riflessioni che facevamo erano proprio queste: quelle di ehm, chiaramente porre attenzione ad una Costituzione concreta. È chiaro che con i ragazzi, quando. Euh... Eh, ci soffermavamo già fin dal primo articolo della Costituzione, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, è chiaro che poi entravamo in crisi, così come l'articolo 3, il principio di uguaglianza, la condizione eh, che lo Stato deve mettere tutti nella condizione di poter eh, dare a tutti un'opportunità. Sono principi che sulla Costituzione ci sono, ma che spesso e volentieri eh, vengono delusi. E allora eh, riprendere la Costituzione e fare in modo che essa possa essere applicata probabilmente potrebbe essere il modo migliore per poterla eh, onorare. Sicuramente dei margini di miglioramento ci devono essere perché eh, sicuramente c'è un trend di innovazione, c'è bisogno di cambiamenti e c'è bisogno di una Costituzione che sia probabilmente contestualizzata ai tempi moderni, sicuramente. E, per cui credo che bisogna comunque sicuramente lavorare per trovare la strada migliore per non smontare un'impalcatura che rimane, credo, fondamentale e ancora eh, valida, ma creare le condizioni per eh, realizzare ciò che sia necessario fare. Allora no, devi fermarci un attimo dalla linea della regia e così possiamo anche il caffè, però prima di tirare la linea alla regia per la pubblicità ti chiedo, e poi ne parliamo come a scuola, un voto all'amministrazione comunale? Ma credo che sia difficile um, governare. Credo che sia difficile governare. Non credo che sia eh, semplice eh, esprimere dei giudizi di valore. Mm, eh, neppure in questi termini perché ci sono sicuramente delle cose che vanno bene, delle cose che potrebbero andare meglio ma questo eh, con tutte le amministrazioni perché devo dire ho trovato degli interlocutori sensibili eh, questo è il mio quarto anno da dirigente scolastico anche nelle amministrazioni precedenti e nell'amministrazione attuale ci sono delle cose che potrebbero sicuramente essere realizzate eh, meglio eh, ci sono interlocutori più sensibili e mi sono anche resa conto che, nonostante la disponibilità, poi eh, debbano anche loro fare i conti con la macchina burocratica e, e quindi con tutto un sistema di cose nelle quali vorrei anche non entrarci, ma capisco che non è, eh, che non è difficile. Per questo, non c'è un voto assoluto che si può, eh, che si può dare. Allora ma... ti chiedo: supera la sufficienza almeno? In alcune cose sì, in altre cose Vabbè, no, in alcune okay. cose c'è anche una punta di, di eccellenza, in, okay. altre cose, in altre cose no. Ecco perché dico: non mi sento di poter esprimere, ma questo ripeto, eh, eh, questo vale sempre. Quindi non, eh, non è un discorso legato a questa amministrazione, precedente amministrazione, Carina. futura amministrazione. Credo che sia difficile eh, fare politica, credo che sia difficile amministrare eh, e credo che sia ancora più difficile amministrare una città come Gela. Va bene, allora, è arrivato il caffè. Ci fermiamo lì nella regia per la pubblicità. Allora, eccoci con 10 Domande 10, intanto ne approfitto per ringraziare Antonio Burgio ed Eugenio Renna per la preziosa e straordinaria collaborazione. Vi ricordo anche che siamo su internet, tg10.it sulla pagina Facebook, molto cliccata, 10 Domande 10. Il nostro ospite quest'oggi è Rosalba Marchiciana, dirigente del primo istituto comprensivo di Gela. Ancora una volta grazie per aver accettato il nostro invito. Poc'anzi parlavamo di politica, dunque sottolineavi che eh, ci sono dei rami dell'amministrazione comunale ai quali bisogna dare la sufficienza, altri un po' meno perché questo è il quello che hai detto Io non ho espresso giudizio, questo lo stai dicendo tu direttore. Okay, però, <ride> ha detto che però è il dato che è emerso sì. è questo. Okay. E... No, questo ci tengo a dirlo perché eh, devo dire è proprio grazie all'amministrazione, sia quella precedente che questa, eh, che ho trovato sensibilità nella realizzazione delle cose che senza l'amministrazione non avrei Va potuto bene, realizzare. Ma... Una per tutte la sezione primavera, che sì. è l'unico caso si stende a Gela eh, di servizio offerto ai bambini eh, della fascia di età commessa tra i 24 e i 36 mesi, quindi una pre-infanzia, eh, che sopperisce alla carenza. All'assenza di asili nido comunali è una realtà che esiste nella, nella nostra scuola, eh, nella mia scuola perché ha agganciato un finanziamento regionale eh, in linea con un'indicazione ministeriale e che grazie al supporto e al sostegno dell'amministrazione ha permesso di raddoppiare il finanziamento e di offrire il servizio non a 20 bambini ma addirittura a 50 bambini. Eh, se abbiamo avuto la possibilità di realizzare una bellissima iniziativa. Quindi l'inaugurazione dell'anno scolastico nel bellissimo anfiteatro di Albani Roccella, che è un'unica realtà strutturale. È presente proprio a Gela e proprio perché la sensibilità delle amministrazioni ha permesso di bonificare un'area e di renderla vivibile e fruibile. Quindi per questo eh, dico, non per non voler esprimere un voto, ma perché per singole iniziative, per quello che riguarda la scuola, ho incontrato una grande disponibilità e grande sensibilità. Se facciamo una valutazione complessiva della città, è inutile nasconderci che sicuramente Gela avrebbe eh, le potenzialità per poter eh, fiorire ed essere una bella città, ma probabilmente dipende anche da noi cittadini, quindi dal contributo che noi possiamo, possiamo Ognuno dare. Ognuno deve amare la propria città. Eh. Partiamo da questo presupposto, anzi da questo concetto basilare. Ma ti hanno mai offerto la possibilità di entrare in politica? Sì. Perché mi guardi in tegnesco? Non è che ho fatto <ride> no, una domanda, no, no. voglio dire... Sì. Ho avuto questa, questa possibilità, ma io amo, molto, amo ol, molto il mio lavoro e sono nostalgica più che simpatizzante di una, di, di una sinistra che non c'è, quindi sono molto trasparente in quello che dico. Eh, sono simpatizzante e nostalgica di, una, di, un, di un centro-sinistra che non c'è, non c'è a livello locale, non c'è a, a livello nazionale, che per me ha costituito un punto di riferimento importante così come, come forma mendis, come, eh, come modo di pensare. Un, un Renzi che avrebbe voluto rottamare, ma che è stato rottamato alla fine. Eh, ma Il concetto di rottamazione non mi piace perché l'esperienza di chi ha ehm, lasciato un segno importante non va necessariamente rottamato solo per una questione di età anagrafica. Bisogna trarre tesoro da esperienze positive e, e da esempi eh, positivi. Questo vale in tutti i campi. Quindi l'idea della rottamazione to currà non, eh, non mi piace. C'è bisogno di sicuramente di, 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 di ideali innovativi, di, eh, di, di guardare alla cosa pubblica con una prospettiva sicuramente nuova, eh, questo, questo sicuramente, c'è bisogno di linfa nuova. Eh, ma è bene che eh, il vecchio si integri perfettamente con, con il nuovo e che ci si scambi e, e, esperienze e ci sia un, un, una buona dose di passaggio di consegne anche graduali per non demolire necessariamente tutto e per, eh, ripeto, trarre tesoro dal passato per eh, come dire, costruire un percorso insieme. E in ambito locale del PD, cosa è che non ti piace? Perché non ti rispecchi in questo PD? Addirittura nei due PD presenti in città. No, vabbè, io non, non ho mai fatto politica attivamente e non penso che lo, che lo farò. Il mio era un discorso un po' in generale, nel senso come dimensione, eh, come dimensione nazionale. Poi comprendo che a livello locale eh, ci sono anche delle dinamiche anche diverse. Io ripeto, non ho mai fatto parte attivamente dei partiti politici quindi non posso dire, esprimere un giudizio di valore. Per quello che accade a livello locale, così percepisco che c'è una buona tendenza anche di rinnovamento e che ben venga, quello che non va bene, questo dico sempre in qualunque tipo di settore: è il personalismo, il personalismo estrenato. Cioè una cosa è la leadership che si conquista sul campo, quindi l'essere punto di riferimento per. Altra cosa invece è il personalismo, questo non va bene nella politica, non va bene nell'ambito scolastico, non, non, non va bene in nessun contesto perché eh, per essere leader bisogna creare aggregazione, bisogna, bisogna fare squadra e bisogna costruire insieme. Il personalismo invece credo che sia ehm, una sorta di implosione di qualunque progetto, in qualunque contesto. Capisco che per te vale più il noi che l'io. Decisamente. Nel 91 vi siete sposati, giusto? Sì. Eh, ma quando vi siete conosciuti? Eh, ci siamo conosciuti nell'88, se mm. nell sì, lo siete ricordo conosciuti? perfettamente, allora erano i tempi in cui Machitella era Pullulava. un centro di aggregazione dei giovani, eh, quindi quello era il luogo di incontro. Sì. E il primo passo che l'ha fatto? Eh, il primo passo lui, <ride> c'è stata una sorta di... Intesa immediata attraverso un contesto poetico, posso dire, una circostanza letteraria, quindi un contesto letterario. Da eh, la scelta del, di un testo di Goethe, Affinità elettive, è stata l'occasione per avvicinarci e ritrovarci proprio nella dimensione che è espressa mirabilmente nel libro e che poi abbiamo avuto modo di vivere direttamente. Però come è cambiato il mondo, eh? prima c'erano realmente le lettere d'amore, c'era la rosa, c'era se vogliamo anche lo stare sotto casa al fine di far affacciare la propria ragazza, ora invece non c'è più. Ora ci sono i WhatsApp, c'è il vero. tablet, c'è il Con tutto il SSG, quello che no? questo comporta. Vero? Sì, sì, è vero. A proposito del di telefonino, da voi è assolutamente vietato da usare il telefonino, no? Diciamo che ci proviamo, nel senso che necessariamente deve essere così. E però bisogna fare i conti con il fatto che il telefonino ormai, come per i ragazzi, come anche per gli adulti, è parte di noi e tutto ciò che crea divieto crea più attrattiva e allora i docenti sanno che devono pretendere che i ragazzi non utilizzino il cellulare, eh, ma ehm, serve anche una dimensione eh, tra virgolette, di complicità eh, per gestire degli spazi in cui i ragazzi utilizzano anche il cellulare insieme ai docenti per trasformarlo in un dispositivo elettronico che possa avere una funzione didattica. E, e diventa anche un modo anche per capire le dinamiche che ci sono dietro l'uso del cellulare, quello che accade nei, nei gruppi Whatsapp, quello che accade attraverso i social, perché sono quelle dimensioni informali in cui i ragazzi si esprimono più al naturale, senza freni inibitori. E allora, cercare con i ragazzi di riflettere sull'uso che di questi social se ne fa credo che sia il modo migliore per arginare dei comportamenti scorretti che poi potrebbero sfociare in situazioni di cyberbullismo, insomma, situazioni che diventano veramente ingovernabili se non delle teri. Però, paradossalmente, utilizzando il telefonino, il giovane, il ragazzo legge di più rispetto a prima, anche se. C'è un messaggio in monosillabe, però il giovane legge. È il paradosso. Eh, certo, è una lettura diversa sicuramente perché non è una lettura profonda e poi mh, è così come l'utilizzo di Internet porta un, pochino, un po' ad avere una conoscenza molto superficiale di tanto per poi eh, non sapere niente. E lì diventa importante il ruolo di guida del, degli insegnanti, per questo dico serve poco demonizzare i social così come demonizzare le nuove tecnologie. Altra cosa invece è indirizzare i ragazzi verso un utilizzo critico eh, di queste dimensioni eh, multimediali. Per guidare i ragazzi a discernere nel mare magnum del sapere, della navigazione, così via etere, quella che può essere invece l'informazione che diventa anche conoscenza, rispetto a ciò che porta invece verso una conoscenza superficiale eh, che, come tale, non è neppure conoscenza, ma una semplice informazione che va nel dimenticatoio. Che poi la maggior parte delle mamme, degli alunni o delle alunne che frequentano le scuole, creano il gruppo delle mamme no? su WhatsApp. Eh sì farsi capire addirittura scrivono in dialetto, Sì. sono autoctoni veri e propri. Eh? Sì, ma anche lì devo dire abbiamo avviato una riflessione per fare in modo che il gruppo Whatsapp possa avere un significato e un utilizzo intelligente. Eh, perché eh, ci sono quelle dinamiche eh, che invece si innescano che prendono altre strade che finiscono per essere deleterie. il gruppo deve avere la funzione di veicolare un'informazione nell'immediatezza per raggiungere in tempo reale quante più persone possibili eh, però diciamo sempre con i docenti eh, cerchiamo di arginare eh, dinamiche di pettegolezzo di, di, eh, e soprattutto eh, non perdiamo di vista e non sostituiamo il gruppo eh, WhatsApp alla relazione in presenza eh, perché? Deve comunque avere la, la sua sacralità, il ricevimento dei genitori per capire come va il figlio, per capire eh, i compiti, se sono stati fatti eh, bene, quali sono i compiti per casa, se il bambino ha dimenticato, il ragazzino ha dimenticato qualcosa. Eh, la relazione umana non può mai e non deve mai essere sostituita dalla comunicazione attraverso i social. Mi trovo d'accordo. Invece c'è qualche aneddoto particolare che vuoi raccontarci che è registrato nella tua scuola? in senso positivo perché no questo direttore l'ho preciso perché quando si pensa alle scuole che sono ubicate nelle zone periferiche eh, si ha una sorta di pregiudizio quindi è come se alcuni fenomeni eh, in alcuni contesti si verificassero con una percentuale più alta e io eh, opero eh, e quindi gestisco il primo istituto comprensivo che è ubicato eh, in diversi quartieri perché comprende sia la zona della, del villaggio Aldisio, il quartiere Albani Roccella che è la zona di Sette Farine quindi sono tre quartieri eh, importanti eh, della città eh, ma ho avuto modo ecco, di sperimentare che oltre a quelle dinamiche che ci sono sicuramente in tutti i contesti scolastici in tutti i quartieri ci sono anche delle bellissime eccellenze e, e quindi c'è un bel numero di ragazzi eh, che ci ha dato delle grandi soddisfazioni. Eh, I ragazzi del primo istituto comprensivo sono stati eh, protagonisti di uno spot eh, pubblicitario realizzato in, in onore di Stefano Ascia. Eh, quel ragazzino morto in un incidente stradale sulla Gela eh, e mm, hanno loro realizzato con una certa sensibilità uno spot pubblicitario: hanno vinto il primo premio a livello locale, hanno vinto il primo premio a livello regionale. Ed è venuta fuori ecco, una sensibilità particolare spiccata con ragazzi semplici che hanno interpretato al meglio il senso della coscienza civica, e quindi hanno la consapevolezza che l'importanza di comportamenti corretti sia la strada migliore per prevenire determinate cose. E come questo tante altre belle cose. Ragazzi, hanno rappresentato lo scorso anno eh, il piccolo principe, quest'anno hanno mandato in scena la rappresentazione del gabbiano Jonathan Liviston, quindi è, si, si è creata una bella eh, atmosfera anche teatrale, eh, è venuto a trovarci eh, Jacopo mh, Fo, quindi abbiamo avuto il piacere ecco, di, di incontrarlo, mentre i ragazzi erano nella condizione di poter mandare in scena. loro quindi, questo conferma che se i ragazzi sono ben guidati, sono in grado di dare veramente il massimo Beh. e di eh, prendere consapevolezza del loro senso di cittadinanza. Poi magari ci sono altre dinamiche che li portano a uscire fuori dai ranghi, ma il nostro compito è sempre di arginarli. E arginarli. arginarli. Però arginarli. un aneddoto me lo devi raccontare, un fatto curioso che si è verificato a scuola. Eh, ma cosa ti posso dire? Un aneddoto particolare? Non mi viene in mente niente, non so cosa... <ride> Un fatto curioso, <ride> simpatico, <ride> vi siete divertiti? Ah, ecco questo sì, una cosa simpatica che probabilmente chi mi ascolta può pensare Grazie. che sia una cosa un qui po' folle intanto, ah, eh, che si mangia, qui si mangia anche. E, e a proposito, ecco, a proposito quello che stavo per raccontare è il tema con il mangiare. Ah, sì, un tema e culinario. un tema culinario, sì, il rapporto bellissimo con i genitori, con le famiglie di questi ragazzi. L'impronta che ho cercato di dare a scuola era quello di creare uno spazio, dicevo, per i genitori e di fare in modo che la scuola possa essere un centro di aggregazione sociale. Questo è stato preso alla lettera, probabilmente dai genitori, che in occasione della festa di San Martino, che è una tradizione locale molto, molto forte, molto sentita, loro partecipano, e siccome avevamo mandato in scena eh, una rappresentazione teatrale nell'anfiteatro eh, e abbiamo inaugurato l'anno scolastico, loro mi dissero, Preside, ma questo anfiteatro lo possiamo utilizzare per fare una scampagnata per San Martino? E sono di quelle cose che bisogna gestire al meglio perché siamo al limite del possibile e non possibile, però eh, lasciandomi prendere dall'entusiasmo dei genitori, eh, l'anfiteatro si è trasformato in una piazza di fornacelle. E arrostivano? E arrostivano. Carciofi? Sì. Di tutto? Hanno, hanno arrostito e <ride> si sono divertiti. Io sono stata contenta perché chiaramente abbiamo... Uh tenuto bene a bada un po' l'aspetto della sicurezza sì, sì. ovviamente perché nella consapevolezza che è una dimensione al limite eh, però ecco non erano presenti ragazzi non erano presenti i bambini, c'è stato questo piacere dei genitori di godere dello spazio scolastico nella consapevolezza eh, ulteriormente rafforzata che i genitori hanno bisogno di fare alleanza con, sì. con la scuola in tutti i modi quindi anche questo che è un momento informale è stata eh, per me un'occasione importante eh, per eh, rendere concretamente l'idea che la scuola è ubicata in un quartiere, il quartiere è eh, una parte importante della città e se uniamo le forze possiamo eh, realizzare delle, delle cose belle. Quindi per un verso si sono divertiti, hanno vissuto questa scampagnata all'interno della scuola, ma sono gli stessi genitori eh, che sono presenti lì per trasformare questo spazio spazio che era stato abbandonato per tanti anni, in un luogo bello, con le aiuole curate, quindi c'è il piacere di poter costruire, quindi abbiamo in mente tante belle idee Va ancora. Una scuola aperta. Decisamente aperta. Va bene, adesso ci tocca mangiare. Va bene. Mangi tanto? Il giusto, poi, il giusto, il giusto. <ride> poi penso poi che è tutto molto misurare, relativo. Bisogna infatti. misurare quanto è il giusto. Sì, infatti, molto Va relativo. Bene. Ci fermiamo, lì Largia per la pubblicità. Eccoci, abbiamo gli ultimi due o tre minuti in compagnia di Rosalba Marchiciana, ti chiedo sport, pratichi sport, che tipo di sport? Vado in palestra, quindi cerco di fare un po' di movimento, ma soprattutto mi piace fare delle camminate, lunghe sì? camminate nel nostro bellissimo lungomare. E invece cosa leggi quando hai la possibilità di leggere? Ma cerco di leggere un po' quella che è la narrativa per i ragazzi, quindi cerco di capire un po' quali sono i nuovi gusti, mi piace molto anche Baricco, devo dire. Eh, però cerco di tenermi al passo con, eh, con la narrativa mh, eh, contemporanea. E mi piace leggere i thriller anche e poi mi piace leggere anche i testi che riguardano il mio lavoro perché dobbiamo tenerci sempre al passo con, uh, con i tempi. Sì. E invece, musica, cosa ascolti? Musica, mi piace molto la musica classica che ho anche praticato perché da ragazza mi piaceva suonare anche il pianoforte. Eh, quindi tendenzialmente musica classica. E invece se tu fossi un animale, che animale saresti? No, probabilmente sarai una gatta, perché amo molto, sia i cani che i gatti, una gatta. Probabilmente sia una gatta, perché ama molto le carezze. Però che cani e gatti non vanno d'accordo. Eh? <ride> invece sì, sì, devo smentire: io ho sia un cane, che, sì, ho due cani e una gatta a e casa e vanno perfettamente d'accordo. E invece il regalo che ti sarebbe piaciuto avere negli anni e che non hai mai ricevuto? così facciamo oggi un appello pubblico sì. no, non c'è, devo, no, no, devo dire mi posso ritenere fortunata ho sempre, finora ho avuto tutto ciò che ho desiderato va bene, meglio così, invece l'augurio per il prossimo anno è indirizzato ai docenti e agli alunni della tua scuola ah, l'augurio che rivolgo ai miei docenti che ho già fatto in occasione del Natale è quello di continuare a crescere come comunità educante e pensare sempre a una progettualità eh, bella per i nostri ragazzi in maniera ottimistica bisogna essere ottimisti per i ragazzi e amarli tanto, guardarli negli occhi e cogliere le loro espressioni. Ma questo devo dire che già accade, però ce lo ridiciamo sempre in modo tale che possiamo rafforzare questo proposito. E invece, il prossimo anno, per la festa di San Martino, ripeterete l'identica sagra di quest'anno con Barbecue al seguito? E magari ci inventeremo qualcos'altro, <ride> però i genitori nella mia scuola sono sempre presenti questo, Va questo sì. Va bene, grazie. Grazie a voi, è stato un bel pomeriggio insieme. Vabbè, grazie. Grazie a Rosalba Marchiciana, vi ricordo dirigente scolastico del primo istituto comprensivo di Gela, noi abbiamo concluso, ci rivedremo in questo caso lunedì prossimo alle 21, in replica alla mezzanotte e la domenica alle 18. Grazie e arrivederci.